Sì, ed è un'occasione di crescita personale e professionale, ritengo io, per i ragazzi, perché tramite questo progetto che abbiamo voluto finanziare, grazie alla disponibilità anche di tempo e di professionalità da parte del maestro Mogol, i ragazzi avranno la possibilità di vivere un'esperienza fuori dalle mura di casa, fuori dalla zona di comfort del proprio paese e della propria scuola e di imparare veramente di acquisire delle conoscenze, delle competenze nuove e di altissimo livello che sono quelle che provengono dalla scuola del maestro Mogol, il paroliere storico di cui veramente sentiamo parlare ormai da tantissimi anni e che rimane sempre il poeta della musica italiana. Per cui i ragazzi potranno avere la possibilità di apprendere un aspetto della musica che sicuramente qui nelle nostre zone ancora non hanno potuto apprendere per via della carenza di un centro così tanto di eccellenza, e invece loro avranno la possibilità di recarsi lì al CET e di vivere questa esperienza unica. E noi come Regione Calabria li supportiamo, li accompagniamo nell'esperienza e siamo pronti anche ad ascoltarli al loro ritorno. Siamo qui per una conferenza stampa che annuncia l'inizio dei corsi dedicati alle scuole medie superiori, no? Per lo sviluppo delle loro capacità creative e anche di canto nel pop. Il CET è una scuola che ho fondato io 25 anni fa, è la più importante che c'è oggi in Europa, cioè siamo andati a insegnare persino nel Kazakistan, formare i formatori, quindi siamo una scuola con una didattica molto innovativa. La Calabria si è dedicata, ha avuto questa iniziativa più volte, arriva nel tempo e quindi lo facciamo quest'anno, lo faremo anche il prossimo anno e lo stiamo affinando anche la comunicazione per fare in modo che poi tutti i ragazzi siano al corrente di questo fatto e niente, io sono qui per dire che c'è questa iniziativa che è molto importante e alla quale la Calabria ha aderito.